Facebook entra nel campo aerospazio. Con un contratto da 60 milioni di dollari, Mark Zuckerberg si è aggiudicato l'acquisto della Titan Aerospace, azienda texana specializzata nella ricerca e costruzione di droni elettrici d'alta quota, destinati a reti satellitari basso costo collocate nella bassa stratosfera. Il piano Facebook è quello di assicurare una copertura internet soprattutto in aree disagiate e povere come l'Africa, dando un forte impulso a quel processo di democratizzazione della rete, più volte caldeggiato dallo stesso patron di Facebook. La forma dei droni della Titan Aerospace ricorda quella dei veleggiatori da volo libero degli anni 60, costruiti in balsa e carta seta. Ma la somiglianza non finisce qui. I modelli Solara 50 e 60 a propulsione elettrica, che non a caso la casa costruttrice ha denominato Atmospheric Satellites, registrandone il marchio, sono un concentrato di elevatissima tecnologia. L'energia solare captata da 3.000 celle fotovoltaiche disposte nel rivestimento dell'ala e degli impennaggi di coda consente a questi mezzi di volare ad un'altezza di 20 km e di circuitarvi per circa 5 anni, equivalenti ad una percorrenza di 4,5 milioni di chilometri. Le pannellature sono in grado di erogare una potenza elettrica di 7 kWh, energia che durante le ore di irraggiamento viene in parte immagazzinata in batterie a ioni di litio e restituita durante la notte. Il Solara 50, che vi mostriamo in questo filmato 3D, ha un'apertura alare di circa 30 metri, una lunghezza di 15 metri e mezzo, un peso al decollo di 100 kg, 32 kg di carico utile e una velocità operativa di circa 100 km orari, mentre il modello Solara 60, attualmente in fase di sviluppo, avrebbe un payload di oltre 100 kg. Titan Aerospace si appresterebbe a costruire 11.000 velivoli di questo tipo. L'iniziativa di Facebook si pone in concorrenza con il Project Lion di Google, che si prefigge di estendere la connettività della rete con l'impiego di palloni stratosferici riempiti di elio.